Hai visto? Sì. È rimasta una sola rosa nera. Lo so. Tokiko, tuo fratello ha commesso un'azione terribile. Ma per conquistare l'eternità era necessario sacrificare quei 100 ragazzi. Non c'era altra via. Dimmi che non è vero, dimmi che non sei stato tu. Hai davvero piccato il fuoco all'edificio? Sì. Non capisco. Dimmi perché l'hai fatto. Utena è molto forte. Molto. Sento in lei un potere che non comprendo. Già. Hai visto? È rimasta una sola rosa nera. Lo so. Per quanto mi sforzi, non riesco a immaginare una soluzione sicura. Non mi resta che allearmi con lei. Vorresti che ci alleassimo con Utena? Esatto. Siamo alle prese con un nemico potente e sconosciuto. La cosa migliore è chiedere al vincitore del duello di collaborare con noi, non vi sembra? Strano che sia tu a proporlo. Credevo che lei non ti piacesse. Non mi piace, infatti. Ma il momento è decisamente critico. E il futuro del consiglio è più importante delle antipatie personali. Santo cielo, come sono altruista! Toga, proteggerò il consiglio degli studenti per te. Continui a parlare di alleanze, però... In realtà non siamo alleati neppure fra di noi. No, e allora che cosa siamo? Noi siamo dei duellisti. Qui no. Qui non c'è. E non c'è neppure qui. Ma dove si sarà cacciata, Emilia? L'ho cercata dappertutto, ma sembra che sia scomparsa. Forse si è offesa per quello che le ho detto ieri. Certo che è difficile essere amiche della sposa della Rosa. I problemi non finiscono mai. Che buon profumo. Oh, salve, Mikage. Il semplice aroma di una rosa è piacevole. Ma lo è ancora di più quello di tanti fiori in gara tra di loro. Amo questo clima di competizione. Dì, hai visto Emilia da qualche parte? Non saprei, non la conosco. È una mia compagna di classe. È sparita da questa mattina. Ti sta molto a cuore questa tua amica? Beh, sì, è naturale. Hai pensato alla proposta che ti ho fatto l'ultima volta? Che proposta mi hai fatto? Ti ho chiesto di entrare nel mio seminario. Ah, già. Ma non capisco perché proprio io. Sei una persona unica. A dire il vero, provo anche dell'attrazione per te. Vorrei starti più vicino. Ah, si tratta di questo, allora. Che espressione decisa. Puoi venire a trovarci quando lo desideri. E se decidessi di unirti a noi, saremmo pronti ad aiutarti in caso di bisogno. Certo, la tua proposta è molto allettante. Ma ecco, non mi sembra di avere problemi particolari. E sinceramente non ho bisogno di aiuto. E poi se mi trasferissi da voi con quel birbante di Ciuciu, ci ritroveremmo con briciole di biscotto da tutte le parti. Sarebbe un'impresa tenere pulito quel palazzo immenso. Che c'è? Parlando d'aiuto non mi riferivo solo a te. Non hai qualche amico in difficoltà? Un amico in difficoltà? Un amico in difficoltà? Beh, vediamo. Non aprire. Ti prego, non aprirla. Questo è il posto adatto a me. La vita è nauseante. Come fanno tutti a vivere sapendo che un giorno dovranno morire? Chissà perché l'ho capito soltanto oggi. Non esiste niente che duri per l'eternità. Emilia, sei tornata. Dimmi una cosa. Non c'è una via d'uscita. Non dovresti smettere di essere la sposa della Rosa. Forse ce l'ho anch'io un amico in difficoltà. È permesso? Posso entrare? C'è nessuno qui?
È permesso? Che sonno. Perché sono sempre così stanca ultimamente? Ha una visita. Attende all'ingresso. Grazie, la riceverò subito. Il mio taxi mi sta aspettando. Me ne vado. Ok, addio e grazie. È proprio tipico suo licenziarmi in tronco in questo modo. Ricorda quando mi ha chiesto così sui due piedi di diventare la sua segretaria? Comunque non mi lamento, almeno ora potrò farmi crescere i capelli senza il suo permesso. Vorrei solo sapere che cosa pensa di me, nient'altro. Tu sei quello che sei. Io invece penso che lei sia una persona speciale, forse addirittura un eletto. Tuttavia, la persona che io amavo non era più giovane di me, come nel suo caso. Io sono quello che sono. Addio, allora. Un momento. Ma quella è Kanae. E Kozue. Che cosa diavolo significa? Il sentiero per l'arena dei duelli è aperto. Finalmente il processo ha avuto inizio. Il professor Nemuro ha fatto un buon lavoro. Infatti, e adesso non ci serve più. Voi sapete chi è della stessa opinione? Comunque qualcuno prima o poi lo sconfiggerà. Io direi di lasciarlo perdere. Bene, ragazzi, champagne! Sono proprio degli egoisti. Dopotutto sei stato tu ad aprire il sentiero per l'arena dei duelli e a far apparire il castello, non è così? Forse la verità è che tutti hanno paura di te. Sono convinti che tu possa conquistare l'eternità. Ma io non mi batterò mai in duello. Perché? Non vuoi anche tu ottenere la forza per rivoluzionare il mondo, ora che sai che in quel castello dimora l'eternità? Eternità significa poter vivere per sempre. Anni e anni, decenni, centinaia, migliaia, decine di migliaia, milioni, milioni di milioni di anni. Forse vivrò solo per un secondo, ma quel secondo durerà milioni di milioni di anni. Non avrà mai fine. Io voglio l'eternità. Si può sapere di che sta parlando? Questo è il primo gradino della nostra missione. Molto presto apriremo la via che conduce all'eternità. Ma Nemuro... Mamiya ha fatto la cosa giusta, non rimproveri. Sono cambiato, ora anch'io voglio l'eternità. Oh? Finalmente sei tornata. Ero sicuro che ti avrei rivista un giorno. Mia cara Topiko, non sentirti in colpa per avermi abbandonato. Ma allora sei stato tu, Mikage. Sei stato tu a manipolare tutte queste persone. Manipolare? Ti sbagli. Tutte loro sono diventate membri del mio seminario. Tutte avevano un passato dal quale non volevano separarsi. Ricordi molto preziosi. Si sono battute in duello per conservarli. Hanno semplicemente cercato di cambiare la loro vita per accordarla con i loro ricordi più cari. Tutto qui. I loro ricordi? Anche tu, Utina. Ti rivedrò, mio principe. Ti rivedrò, vero? Non piangerò più, fino al giorno in cui ti rincontrerò. Sarò paziente,
qualunque cosa accada. Anche tu puoi rendere eterni i tuoi ricordi, proprio come ho fatto io. È questo ciò di cui ha bisogno il mondo. La tua strada è già stata... Canaglia! Di che mondo stai parlando? Non osare paragonarti a me, nemmeno per un istante, hai capito, razza di ruffiano? Non è il caso di scaldarsi tanto, Tenatengia. In realtà quello che stai gridando è non toccare i miei preziosi ricordi. Non è affatto vero, tu non sai niente di niente e poi non sono affari tuoi. Non capisci, sono i tuoi ricordi che ti hanno tenuta in piedi finora. Non te ne vergognare, Utena. Perlomeno i tuoi sono bellissimi. Cosa? Solo a chi ha dei bei ricordi è concesso avere desideri. Pensa se quei giorni potessero durare per sempre, se tu potessi tornare ad essere quella che eri. Io? Lo so, tu sei come me. Vorresti che i ricordi non morissero mai, che durassero per sempre. Te lo leggo in quegli occhi. Io ti sfido a duello. Ti aspetto nell'arena questa sera. Ti sconfiggerò e ti dimostrerò che sono completamente diversa da te. Mikage, perché hai invitato quella ragazza a venire qui? Allora, perché non dici niente? Che c'è di tanto buffo? Hai visto, mamma mia? Una lacrima. Lacrima? È stato il dolore fisico a farla scorgare. È una fortuna che abbia notato il mio sigillo della rosa. Altrimenti credo che mi avrebbe ucciso sul posto. Sembra ti stia divertendo. In un certo senso, lei riesce sempre a sorprendermi e a farmi male. Come immaginavo, Tokiko è tornata per regolare i conti rimasti in sospeso tra di noi. Ha intenzione di accettare la sfida? Naturalmente, noi non abbiamo compiuto alcun progresso da allora, mentre è evidente che quella ragazza è più vicina di chiunque altro al potere di Dios. Devo assolutamente sconfiggerla se vogliamo procedere in questo cammino. Rosa che fiorisce al confine del mondo. Vieni a me! Lo so, tu sei come me. Vorresti che i ricordi non morissero mai, che durassero per sempre. Te lo leggo in quegli occhi. Non ti sembra di avere trascurato la tua migliore amica ultimamente? Sei proprio una cattivona. Ma no, non è vero. Ricorda, qualunque cosa accada, starò sempre dalla tua parte. Cosa? Alla tua età ero bravissimo a scuola, ero addirittura capoclasse. Davvero? Sei grande, papà! Cos'è questo? Possibile che tu non ne faccia mai una giusta? Accidenti! Eppure da ragazzino ero capoclasse. Tesoro, non lasciare i calzini sporchi in giro, lo sai che non lo sopporto. Accidenti! Eppure da ragazzino ero capoclasse. Ciao, papà! Devo andare a scuola adesso. Aspetta! Do qua la cartella. Papà viene a scuola con te. Tornate presto! In guardia! Gran bella parata.
Ma non basta! Purtroppo non sono in forma perfetta. La mia spalla è ancora indolenzita per il colpo che mi hai inferto. Tuttavia non credo che riuscirai a sconfiggermi. Chiudi il becco. Non mi lascerò abbattere da un manipolatore che si nasconde nell'ombra. Tu non sai quello che dici. Coloro che si sono rivolti a me e hanno ricevuto il sigillo della Rosa Nera sono venuti qui e si sono battuti di loro spontanea volontà. In fondo erano uguali a me. Cercavano qualcosa di eterno. Smettila, non scaricare sugli altri la colpa delle tue stesse azioni! Prendi! Che ti piaccia o no, l'ho capito fin dal primo istante in cui ti ho vista. Un tempo hai incontrato qualcuno di importante per te. Qualcuno che ha cambiato completamente e per sempre la tua vita. Non è così! Sei qui solo grazie alla forza della tua illusione. Ecco perché sei riuscita a entrare nell'arena. Sì, è così. Tu sei esattamente come me. Ma adesso è arrivato il momento della verità. Oggi ti sconfiggerò. È finita, Tokiko. Tu stai vaneggiando, Mikage. Non mi basterai, maledetto! Sei una ragazza testarda, Tokiko. Temo che capirai solo quando colpirò la tua rosa. Me l'aspettavo. Utena! Utena! Nimeria! Nimeria! Utena! Ma temo che tu stia per perdere il duello. Mamma mia, perché? Fra qualche istante lei distruggerà la tua rosa. Che cosa dici? Dove sei? Famiglia! Famiglia! Cosa? Chissà. Non sconfiggerai quella ragazza, non puoi. Sei finito, Mikage. Non puoi vincere mia sorella nei tuoi ricordi. No, Tokiko! Sono un passo dall'eternità. Ora ti sconfiggerò. E così otterrò la forza di rivoluzionare il mondo. Perché non vuoi capire? Io ho accettato qualsiasi cosa, perfino il terribile delitto di tuo fratello! Mikage, è ora di aprire gli occhi. Pensaci bene, chi c'era quella sera nell'edificio? E dov'ero io? Chi è stato in realtà ad appiccare il fuoco? Quanto tempo è trascorso? Quanti decenni sono passati da quando ti ho visto per davvero? E ora... Ah! Ah, Nemuro, sei tu. Era ora che ti decidessi a chiamarmi. Dunque, il ragazzo di nome Mamiya, che per tanto tempo hai tenuto con te in ricordo di Tokiko, è morto da molti anni. Ho semplicemente sfruttato l'illusione del tuo prezioso ricordo che amavi al punto di fermare il tempo. Mi sei stato molto utile e ho saputo fare buon uso di te mentre ti rifiutavi di crescere, ma adesso non mi servi più. Ora non c'è più alcuna strada preparata davanti a te. Tu oggi lasci l'Accademia. Santo cielo, in che razza di posti dobbiamo andare a cercarla, Ime mia? Pare che qui ci sia stato un grande incendio molti anni fa. Davvero? Non sapevo di un tale disastro. In realtà sembra che non ci siano state vittime. Ma è successo prima che fosse fondato il Consiglio degli Studenti e quindi non esiste alcun resoconto. Ah. Vediamo, questo posto si chiamava il Padiglione di Kushiro. No, aspetta, forse era il Padiglione di Nobori Betsu. Dove ti sei cacciata? Che rabbia, è possibile che non riesca a ricordarmelo? Che cosa c'è? Provi compassione per lui. Non è necessario, ora lui non è più qui con noi. Anzi, a dire la verità, non c'è mai stato. Come te. Sì, esattamente come te.
Kabuki è stato travolto da un cavallo imbizzarrito. Oh, poverino. Guarda, quello deve essere il suo diario. No, aspetta, non dovremmo leggerlo senza il suo permesso. No, però ci sono scritte un sacco di cose interessanti. Comunque non dovremmo leggerlo davvero. Tu dici? Neppure questo punto. Quale? A che pagina? Tutto questo nel prossimo episodio. Il diario segreto di Mitsuru. Il destino assoluto. Apocalisse.